Tantissime le iniziative collaterali in questi giorni ad accompagnare la perdonanza numero 728. Questa mattina si è rinnovata la perdonanza rotariana con un convegno sulla pace. Il premio Rotary Perdonanza quest'anno è andato alla memoria di David Sassoli, già presidente del Parlamento europeo. A ritirare il riconoscimento la moglie Alessandra Vittorini, ex sovrintendente all'Aquila. Io qui ci sono nata, qui ci ho lavorato 8 anni, ma questo era il luogo di ritorno della famiglia, le feste, le riunioni con i parenti. E qui ci siamo sposati, abbiamo battezzato una figlia, siamo tornati spesso, abbiamo fatto le gite in montagna, l'ultima ascensione al Gran Sasso l'abbiamo fatta nel 2018 insieme a Corno Grande. E qui soprattutto Davide ha fatto il suo ultimo lavoro da cronista, perché ha documentato nella sua ultima settimana da giornalista Rai e la tragedia del terremoto, quindi insomma i legami sono tanti, la continuità è forte ed è uno dei motivi per cui questo riconoscimento e questa occasione di oggi veramente ci tocca e ci commuove tutti, me personalmente e tutta la famiglia. Ieri sera invece grande successo in Piazza San Silvestro anche per lo spettacolo I Papi e la Perdonanza, racconto musicale ideato e diretto dalla pianista Sara Cecale, ispirato al volume di Angelo De Nicola e che ha ripercorso la storia dei più importanti pontefici legati a Pietro Angelerio per arrivare alla visita di Papa Francesco in città, la prima nazionale. Il reading, affidato alla voce di De Nicola e Germano D'Aurelio, un duccio, è stato caratterizzato dalle musiche originali composte da Emanuele Castellano con l'ensemble musicale di Antonio Scolletta, Giancarlo Giannangeli, Libera D'Aurelio e Sara Cecala. Abbiamo cercato di restituire le emozioni in questa cavalcata che c'è da Bonifacio VIII tra i papi che hanno affrontato Celestino V, che si sono confrontati con questo straordinario eroe, con questo crociato della pace che è Celestino V. Celestino è l'espressione di questo popolo che è stato sempre in silenzio, come lui, tra le montagne, a lavorare, a cercare di dare il meglio che poteva ai propri simili. Ahimè ha fatto una brutta fine, perché diciamo che siamo stati ingrati pure noi, perché oggi quando si parla di Celestino non prendiamo veramente a cuore tutta la sua storia e il suo destino soprattutto. Pienone pure in Piazza Duomo per il rapper Fabio Fibra, che ha fatto divertire e cantare una piazza davvero gremita, un concerto molto atteso e subito sold out. I successi più importanti del rapper sul palco dall'inizio della sua carriera, colpito dalla città e dal suo calore, ha definito la piazza aquilana una delle più energiche, belle e calde a livello di pubblico nel tour che sta portando avanti.